Sì, hai detto bene, non bisogna essere coerenti, bisogna essere obiettivi, che nel primo tempo ho visto una Scafatese meglio organizzata dove ha sfiorato più volte il vantaggio ed era padrona del campo. Bisogna avere l'onestà intellettuale di dirle certe cose, con un pizzico di fortuna abbiamo fatto gol nel finale di primo tempo. Nel secondo tempo invece ho visto la squadra molto, molto corta, dove in ripartenza secondo me potevamo sfruttare qualche buona occasione. Però ripeto, nel finale di stagione le prestazioni sì ti aiutano ad avere qualche vantaggio sul risultato finale, però in questo momento conta soprattutto vincere e farlo contro una squadra fortissima come la Scafatese, questo è una cosa importante sicuramente. Sicuramente è stata una vittoria di carattere e d'orgoglio per una squadra che non molla l'obiettivo, quello di rientrare nei playoff. Sì, lo stiamo dimostrando nelle ultime partite, l'Agropoli è vivo, cioè vivo vuole far parlare di sé, c'è ancora voglia e come dicevo nelle precedenti interviste vuole chiudere questo campionato nel migliore dei modi. Poi non sappiamo come andrà a finire perché oltre che da te dipende anche dagli altri risultati e dalle altre squadre, però questo è lo spirito che dobbiamo avere da qui alla fine perché dobbiamo sempre onorare questa piazza, questa società e questi tifosi. Infine, nel secondo tempo, quando l'Agropoli si è messa a tre, ha rischiato molto di meno e, come ha detto anche lei, in ripartenza probabilmente poteva fare qualcosa di meglio. Sì, stando in vantaggio si è deciso di passare una difesa a tre perché eravamo con più coperture, quindi di conseguenza loro cercavano questi lanci lunghi per queste giocate equivoche sulle spizzate e noi in ripartenza abbiamo avuto delle occasioni per poterla chiudere e non ci siamo riusciti un po' per sfortuna, un po' perché il terreno di gioco non ci dava l'ultimo passaggio, l'ultimo rimpallo impediva di farlo, però credo che alla fine il secondo tempo ho visto un buon Agropoli rispetto al primo, dove, come dicevo prima, non ha dimostrato di stare bene in campo come nel secondo tempo. Infine, l'ultima, grande sacrificio da parte di tutti e due gli attaccanti, sia Rabbani che Onesto, che nonostante non abbiano disputato una partita che in attacco, diciamo, l'Agropoli ha creato poco, però hanno ripulito tanti palloni, si sono fatti trovare pronti anche per le ripartenze. Sì, si sono sacrificati tantissimo, hanno fatto un lavoro sporco, hanno lavorato per la squadra, a me questo mi interessa perché l'obiettivo è sempre collettivo. Io credo che oggi loro due hanno tenuto palla davanti, ci hanno dato una grande mano nel salire e far rifiatare la squadra. Grazie mille. A voi.